amici, bentrovati. Unique Alpine è un brand, un marchio legato alla produzione di armi di precisione con un'esperienza decennale dedicata però al comparto militare. Infatti queste armi di precisione erano dedicate al law enforcement, ma da qualche anno la precisione, quindi anche la sicurezza di derivazione militare, è anche al servizio dei cacciatori, perché Unique Alpine offre anche una gamma di carabine dedicate alla caccia come quella che vedete appunto qui. Questo è il modello JPR1, una carabina bolt action disponibile nei calibri 243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 6,5x47 Lapua e nel 308 Winchester che abbiamo qui in dotazione. Passiamo subito a vedere quali sono le caratteristiche che vanno a garantire la grande precisione e la sicurezza di queste armi. Partiamo proprio dal suo sistema di armamento, costituito da un otturatore a tre tenoni completamente ricavato dal pieno con un angolo di apertura di soli 60 gradi per garantire appunto un'azione rapida e precisa nel momento del riarmo. Il sistema di espulsione inizia già con la rotazione dell'otturatore, quindi non avvengono tutti quegli incollamenti del bossolo alla camera di cartuccia, e anche l'espulsione è un'espulsione sempre controllata. Si può avere quindi una caduta della cartuccia direttamente in mano oppure un'espulsione netta e decisa del bossolo se si ha bisogno di un riarmo istantaneo. Abbiamo utilizzato durante le nostre prove sia sul campo da tiro, quindi durante la taratura dell'arma, che poi ovviamente sul terreno di caccia, le stesse munizioni Geco Plus con carica da 165 grani. Il livello di sicurezza è altissimo e lo sparo accidentale praticamente evitato grazie a tre livelli di sicurezza: con arma pronta al fuoco, con arma insicura e con otturatore bloccato. Il modello JPR1 si presenta ovviamente con un design classico, molto elegante, dedicato a quei cacciatori amanti della tradizione e del legno, in questo caso una bella calciatura in legno di noce che ha anche degli inserti e dei particolari in ebano sulla coccia dell'impugnatura, dove vediamo riportato appunto il logo del brand Unique Alpine, e all'estremità dell'astina. La carabina è dotata di caricatore 4 colpi a sgancio rapido e, particolare sicuramente non indifferente, tutte le carabine Unique Alpine sono dotate di filettatura finale per l'applicazione di soppressori di suono o, come in questo caso, di freno di bocca, utilissimo per la stabilità dell'arma e anche la sua precisione ed evitare gli effetti negativi poi del rinculo alla spalla del cacciatore. L'arma ci è stata consegnata dotata di un'ottima ottica dalla grande luminosità ad ingrandimenti variabili, 3,5-18x56, è una Geco ed è appunto adatta alle tipologie di tiro e di caccia che noi abbiamo affrontato. Abbiamo infatti prima tarato l'arma in poligono, andando a sfruttare tutte quelle che sono le sue potenzialità di precisione, arrivando fino a bersagli sui 300 metri. Una volta constatata la sua grande precisione, la sua stabilità, abbiamo portato l'arma a caccia nella sua destinazione d'uso. Sono state necessarie diverse uscite e questo però ci ha dimostrato che la Unique Alpine JPR1 è un'arma che può essere utilizzata sia nella caccia d'appostamento, quindi d'attesa, un'arma molto stabile per i tiri appunto anche a lunga distanza, ma è un'arma anche agevole per gli amanti della caccia, quindi vagante alla cerca, perché la carabina ha un peso che varia dai 3 kg ai 3,5 kg, poi che variano a seconda della lunghezza della canna. La lunghezza delle canne varia, sono disponibili da 16,5 pollici, da 20 pollici, 24 pollici o, come nel nostro caso, da 26 pollici, quindi 66 cm. Dicevamo appunto di aver avuto occasione di provare l'arma ed è stato anche un piacere, pur nelle difficoltà che si sono susseguite, perché eravamo sulle tracce di un gruppo di cinghiali che, pur frequentando sempre la stessa zona, in una sera, ovviamente parliamo di caccia selettiva serale, quindi un tiro crepuscolare, sono arrivati ben oltre il tramonto, quindi la visibilità, non tanto per l'ottica che ancora riusciva a percepirli, ma soprattutto
per la telecamera con cui volevamo mostrarvi il risultato del nostro test, era diventata praticamente la luce qualcosa di insufficiente. Nella seconda occasione i selvatici, sappiamo che pur essendo abitudinari, hanno avvertito qualcosa di diverso, magari abbiamo commesso sicuramente, essendo in due, qualche errore, quindi ci hanno avventato e sono fuggiti. Siamo stati poi più fortunati nel terzo tentativo, quando eravamo in buona posizione di sottovento e i selvatici sono arrivati prima del tramonto e ad una distanza di poco superiore ai 100 metri. In questo caso i cinghiali ci hanno trovati pronti nell'attesa e dunque al tiro, che ci ha dato modo di apprezzare un abbattimento fulmineo istantaneo, quindi con un giovane cinghiale di media mole, siamo sui 60-70 kg, che è caduto sul colpo. Apprezzabile indubbiamente lo scatto, uno scatto molto netto, preciso, uno scatto che può variare dai 0,9 kg ai 2,5. Per la precisione e le potenzialità dimostrate da quest'arma, anche e soprattutto al poligono, potevamo ingaggiare selvatici a distanze ben maggiori con la stessa sicurezza, ma è stato comunque un piacere, di quelli che la caccia appunto regala, poter sparare in sicurezza ai selvatici, avendoli a contatto visivo ben più ravvicinato, intorno ai 100 metri, un contatto che è anche uditivo, li abbiamo sentiti arrivare e quindi a quel punto la nostra JPR1 ha svolto il proprio dovere, lasciando a noi la soddisfazione di un test positivo da potervi raccontare.